Benvenuti a tutti, ci sediamo comodi sul tappetino. Per chi ha bisogno può mettere un supporto. Un cuscino sotto i glutei se avete bisogno di un piccolo rialzo, in modo che le ginocchia possano scendere. E troviamo una posizione comoda nella quale possiamo stare per un po' di tempo. E chiudiamo gli occhi e appoggiamo le mani sulle ginocchia con i palmi rivolti verso l'alto. E allunghiamo per bene la colonna. Questo allungamento troviamo spazio. Troviamo apertura. Restiamo in ascolto del nostro respiro. Lasciamo che il respiro ci porti un po' alla volta in profondità dentro di noi. Lasciamo che questa centratura ci aiuti a portare l'attenzione in profondità. E lo ascoltiamo, questo respiro, ascoltiamo il suono. Anche se molto leggero, ascoltiamo l'energia che ci si trasmette attraverso questo respiro, l'energia del prana che entra dentro di noi, ci aiuta ad espandere. La sentiamo che sale. Mano a mano che l'aria entra dentro di noi. E con l'espirazione vogliamo che tutta quell'energia di cui non abbiamo bisogno, che ha inquinato un po' la nostra mente, la nostra giornata, che ci ha fatto arrabbiare, che ci ha fatto sentire poco tolleranti, vogliamo che esca con il respiro, come se fosse un soffio che la porta via. E con questa energia, con questo respiro, portiamo la luce dentro di noi, una luce bianca che entra, ci nutre e fa una bella pulizia. Con la luce bianca portiamo tutto ciò che è di benevolo e positivo. E quando il respiro esce, portiamo fuori tutto quello che non ci appartiene, tutto quello che ci distrae dal momento presente. Portiamo una mano sulla pancia, una mano sul petto, prendendo contatto con queste nostre due parti. Vogliamo ora concentrarci sulla respirazione addominale. Tenendo il petto fermo, vogliamo portare la respirazione solo in basso, riempiendo la pancia di tutta l'aria che possiamo lasciare entrare. Con l'inspirazione e con l'espirazione la pancia rientra, va verso l'ombelico, come un palloncino che si sgonfia completamente e lascia andare tutta l'aria. E ancora un'altra volta, con l'inspirazione la pancia si gonfia, si espande. E con l'espirazione tutta l'aria esce, facendoci sentire più leggeri.
Respirazione addominale ci aiuta a portare l'energia verso il basso. Questa energia ci aiuta a radicarci, come se fossimo un albero con le radici che sprofondano nella terra. Queste radici che ci aiutano a radicarci, a sentirci sostenuti in profondità. Spostiamo ora l'attenzione invece sul petto, portando una respirazione più alta. Inspiriamo e sentiamo i polmoni che si aprono, si espandono, l'aria che sale su fino alle spalle, estende il collo, il capo fino al cielo. E nell'espirazione buttiamo fuori tutto e sentiamo quest'onda sulla nostra colonna che ci fa questo massaggio di pulizia, di luce, di apertura. E ancora una volta, polmoni che si aprono, pieni di luce, pieni di prana, di energia vitale. E espirando, lasciamo andare. Di nuovo con questa respirazione alta ci visualizziamo come un albero che si estende con i suoi rami verso il cielo, con le sue foglie, pronto a ricevere l'energia dal sole, dal vento, da tutto ciò che lo circonda. E un po' alla volta vogliamo unire queste due respirazioni, una respirazione bassa che parte dalla pancia, che va su, su, fino ai polmoni, le clavicole, le spalle, il collo, si allunga, la testa punta verso l'alto, la colonna è lunga e l'aria scende, va a rilassare la colonna con questo movimento, quest'onda. La rende morbida, ma allo stesso tempo salda, forte, capace di resistere, capace di restare radicata, indipendentemente da quello che succede nel mondo esterno. E continuiamo a respirare, immaginando questa espansione che si crea dentro di noi. Immaginando questa pulizia che portiamo con l'aria, immaginando questo rilassamento quando l'aria esce, questa sensazione di liberazione, di leggerezza. E quest'oggi vogliamo sentirci come un albero radicato nel terreno, con un tronco esile ma forte, con i rami che si estendono. Un albero che per la sua natura non ha la possibilità di muoversi e di scappare. Deve restare radicato nella sua posizione, non importa quello che succede, quello che l'attraversa, quante piogge, quante grandini, quanta neve dobbiamo tollerare, quanto calore che non possiamo sopportare da quei raggi del sole a volte troppo forti. Ma come un albero, restiamo saldi e fermi nella nostra posizione, ricercando questa centratura dentro di noi, la centratura nella tolleranza,
coltivando la tolleranza in ogni aspetto della nostra vita. Perché quando diventiamo centrati e tolleranti, tutte le difficoltà ci attraversano e la vita scorre con più leggerezza. Continuiamo a visualizzarlo, questo albero che oscilla con il vento, ma che non perde la propria centratura e il proprio equilibrio. E un po' alla volta torniamo al nostro respiro, perché vogliamo che questo respiro ci nutra come alberi. Vogliamo essere in grado di gestire questa energia che proviene dalla terra, che proviene dal cielo, ed essere in grado di trovare il nostro nutrimento. E un po' alla volta portiamo le mani davanti al petto, mantenendo gli occhi chiusi. Per recitare il mantra di invocazione, per chiedere supporto nella pratica di oggi, affinché l'energia che riceviamo possa essere un'energia positiva di trasformazione e di nutrimento. Ripetete dopo di me. Om Namo. Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. Om Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. E una terza volta tutti insieme. Om Bhagavate Vasudevaya. E un po' alla volta, guardando ancora verso il basso, possiamo riaprire gli occhi per salutarci e per ringraziarci per essere qui oggi. Namaste. E possiamo distendere le gambe. Scioglierle un po', muovendo le ginocchia. Abbiamo accumulato un po' di tensione. Lasciamo andare.
Abbiamo un supporto sotto i glutei, lo possiamo togliere, così da sentire ancora meglio il contatto con il terreno. Allunghiamo le nostre gambe. Inspiriamo, portiamo i piedi verso di noi, le dita dei piedi verso di noi. E con l'espirazione lasciamo scendere verso il basso. Inspiro. Espiro, ci lasciamo guidare dal respiro nel movimento. Inspiro. Espiro, ognuno con il proprio ritmo. Inspiro ed espiro. Inspiro e giù. E alla prossima ci fermiamo. Pieghiamo le ginocchia e le portiamo prima a sinistra, poi a destra. E anche qui proviamo a lasciarci muovere dal respiro. Inspiro al centro, espiro sul lato. Inspiro al centro ed espiro sul lato. Sentiamo che ad ogni movimento, un po' alla volta, il nostro corpo si scioglie, diventa più fluido. E quando abbiamo fluidità, l'energia scorre, non c'è nulla che ci infastidisce, tutto scorre liberamente. E alla prossima ispirazione ci fermiamo al centro. Appoggiamo i piedi a terra e solleviamo il bacino. Inspiro su, espiro scendo. Se vogliamo possiamo non toccare con i glutei a terra. Come ci sentiamo oggi? Inspiro, espiro. Inspiro su, espiro scendo. Inspiro su, espiro scendo, inspiro ed espiro. Sentiamo come in ogni movimento diventiamo sempre più forti. Sentiamo il sostegno della terra. E ci fermiamo, allunghiamo le gambe, inspiriamo, le mani vanno verso l'alto. Espiriamo, scendono in allungamento. Arriviamo dove ce la sentiamo, senza oltrepassare troppo il nostro limite. Inspiro, srotolo, torno su, le mani in alto, mi apro, in segno di ricezione, accoglienza. Espiro. Vado verso destra, allungamento del fianco sinistro. Inspiro su. Espiro dall'altra parte. Dobbiamo trovare una linea perfetta del fianco. I glutei entrambi toccano sempre a terra. Inspiro su. Espiro dall'altra parte. Su e dall'altra. Nuovo su e allungamento in avanti. Questa volta provo a scendere un po' di più. Siamo riusciti a sciogliere un po'. L'allungamento diventerà sempre più facile. Saremo in grado di lasciare andare le tensioni con più facilità. E nuovamente srotolo la colonna, piego le ginocchia e mi porto nella posizione del re. Inspiro su. Le mani verso l'alto, se me la sento, inarco la colonna
e anche il collo. Se ho problemi di cervicale, invece vado leggero in questo movimento, scendo le mani sui fianchi. Inspiro e espiro giù. Inspiro, mi apro, espiro, scendo. Inspiro su, guardo in alto, espiro, scendo. Inspiro, espiro. Le mani sulle ginocchia. Resto in posizione seduta. Chiudiamo gli occhi e questa volta ci concentriamo solo sul movimento della testa. Inspiro, il capo va leggermente all'indietro. Espiro, la testa scende, il mento va verso il petto. Inspiro su con dolcezza. Espiro giù. Continuo un po' di volte al ritmo del mio respiro, lasciando che l'energia fluisca. Lasciando andare quei pensieri che a volte creano attaccamento verso alcuni aspetti della nostra vita, verso i quali non riusciamo ad essere tolleranti. Delle persone, delle situazioni che ci infastidiscono. In queste situazioni vogliamo portare compassione, comprensione dell'altro, al fine di sviluppare la tolleranza. E alla prossima espirazione ci fermiamo al centro. Inspiro, centrale, espiro, guardo verso destra. Inspiro al centro, espiro, vado verso sinistra. Inspiro, centro, nuovamente destra. Centro e sinistra. E sentiamo che con ogni movimento, con ogni respiro, la nostra testa rimane sempre più leggera, lasciando andare i pensieri e gli attaccamenti alle situazioni difficili, quelle situazioni alle quali a volte ci attacchiamo proprio, dando così tanta importanza. Ma sviluppando la tolleranza siamo in grado di lasciarle andare. E alla prossima espirazione mi fermo al centro. Portiamo le mani sul nostro settimo chakra, sulla fontanella. E recitiamo per 3 volte il mantra Om. Ognuno con il proprio tempo. Inspiriamo. E un po' alla volta lasciamo andare le braccia, riportiamo le mani sulle ginocchia, sciogliamo la posizione e ci portiamo
nella posizione del gatto, Marjariasana. Una posizione che ci aiuta a portare equilibrio in tutti i nostri centri energetici. Andiamo ad inspirare, guardiamo avanti, il coccige ruota all'insù. E con l'espirazione vogliamo che tutta l'aria esca, il coccige ruota all'ingiù, il mento va verso il petto. Inspiro, allungo. Espiro. Butto fuori tutta l'aria. La schiena si inarca verso l'alto. Immaginiamo questa energia pulita di luce bianca che scorre dentro di noi e che ad ogni ispirazione ci nutre e che fa sì che la colonna si allunghi, fa sì che venga rimosso ogni elemento di intolleranza, ogni tensione. Con la prossima espirazione ci fermiamo. Inspiriamo, portiamo la gamba destra col ginocchio piegato verso l'alto e la portiamo a terra. Espiriamo, scendiamo leggermente verso il basso sentendo un allungamento. Inspiro. Porto nuovamente il peso avanti e il piede scorre verso il lato sinistro. Punto le dita dei piedi a terra, il tallone all'indietro. Guardo verso il piede. E riporto il piede destro sul lato destro del tappetino. Piego il ginocchio e mi sollevo in apertura. Sento l'allungamento in tutte le mie parti del corpo, fino alle dita delle mani e alle dita dei piedi. Espiro, la mano scende a terra. Entro nella posizione della panca. Ginocchia a terra, petto a terra, mento a terra, scivolo in avanti nella posizione del cobra. Porto i glutei verso i talloni e nuovamente in giù un'altra volta per un'altra rotazione. E ancora un'altra volta e mi fermo nel bambino, portando allungamento, portando abbandono in questa posizione. Perché quando mi sento accolto e abbandonato, non c'è nulla che può distrarmi da questa sensazione di equilibrio, di centratura, che è fondamentale al mio benessere. E un po' alla volta, torno su, srotolo la colonna e torno nella posizione del gatto. Inspiro, guardo avanti, il coccige ruota all'insù. Espiro, il coccige scende. Inspiro, allungo. Espiro, ascolto questa energia che scorre, la lascio andare. Lascio andare tutte le tensioni affinché questa energia possa essere completamente fluida. Il mio movimento possa essere continuo.
E alla prossima espirazione, mi fermo, ginocchio sinistro piegato sale verso l'alto, espiro il piede a terra, i glutei scendono verso il basso, ma rimangono sollevati nella posizione del cancello. Sento questo allungamento dall'interno coscia al piede, alle mani, il capo si rilassa. Per favorire questo allungamento, inspiro, il piede si muove verso il lato sinistro, punto le dita a terra e il tallone verso il basso. Espiro. Piede, ginocchio sinistro a terra, apertura laterale sul lato sinistro. Sento l'allungamento. Sento l'espansione del petto, quell'espansione che mi aiuta ad essere pronto a ricevere. Perché quando sviluppo la tolleranza, resto in una posizione di apertura verso l'esterno, verso gli altri. Sono pronto a ricevere. Espiro la mano destra a terra. Entro nella posizione della panca. Le mani sono forti, salde a terra. Le ginocchia a terra. Scivolo in avanti per le tre rotazioni. Chaturanga, cobra. E giù. Inspiro. Inspiro, espiro. È la terza rotazione. Mi fermo nuovamente nel bambino. Possiamo tenere le mani a terra oppure, se preferiamo, rivolte verso l'alto. O per un abbandono più profondo lungo il corpo. La posizione del bambino è una posizione in cui recuperiamo l'energia. La lasciamo scorrere, la lasciamo fluire. Detraiamo nutrimento. Affinché questa energia ci renda più saldi, capaci di affrontare le difficoltà della vita, concentratura, con rispetto verso noi stessi, andando a trovare in noi la tolleranza verso l'alto, l'altro, ma anche verso di noi. E un po' alla volta sciolgo la posizione, andando a portare il peso in avanti, punto i piedi a terra sul tappetino per sollevarmi nella montagna. Qui posso camminare un po', portando in modo alternato i talloni verso il basso per andare ad allungare le cosce, i polpacci. E con le mani sento forte il sostegno della terra. Sento il coccige che punta all'insù in questo allungamento della colonna e delle gambe. E un po' alla volta cammino con le mani, con i piedi verso le mani. Resto ancora un po' con le ginocchia piegate, con le mani a terra, lascio andare il capo verso la terra, lascio che l'energia scorra in questo continuo ciclo, salendo dai piedi, su per le gambe, andando a attraversare tutta la colonna e poi scendendo nuovamente verso il basso. Posso distendere le gambe se non ho problemi alla zona lombare, per sentire questo allungamento più profondo della colonna, per lasciare andare tutte le tensioni. Un po' alla volta,
Mi srotolo per portarmi in posizione di Tadasana, posizione della palma. Questo albero che trova il suo radicamento nella terra, trova il suo nutrimento dal cielo, dall'aria, che in ogni momento può trovare la propria centratura per sentirsi saldo nella propria posizione di tolleranza. Con il petto aperto in questa posizione ci sentiamo più forti, aperti a ricevere. Perché quando siamo aperti a ricevere, tutto quello che ci arriva dall'esterno lo viviamo come un dono, che ci possa aiutare a trasformarci e a evolverci. E un po' alla volta divarichiamo le gambe e divarichiamo le braccia. Le mani sono belle distese, cerchiamo apertura verso l'esterno. Andiamo a portare la mano destra verso la mano sinistra e ci accarezziamo per portare questa apertura, questo allungamento. E poi facciamo lo stesso dall'altra parte. E un'altra volta. E ora andiamo a portare la respirazione. Inspiro, vado verso il centro e quando sono al petto, espiro dall'altra parte, lasciando andare tutta l'aria. Inspiro. Facciamo questa operazione di pulizia. Portiamo dentro l'aria, portiamo fuori quello che non ci serve. Alla volta ci fermiamo, godendo di questa nuova energia che abbiamo ricevuto. Possiamo portare anche le mani lungo il corpo, godendo di questa pulizia che abbiamo fatto dentro di noi, portando gratitudine verso queste pratiche che ci migliorano ogni giorno. E possiamo riportare i piedi uniti sul tappetino, portarci in cima al tappetino. Portarci nuovamente nella posizione della palma, Tadasana. Portiamo le mani verso l'alto. Allunghiamo la colonna, possiamo inarcarla se non abbiamo problemi alla zona lombare, guardiamo verso l'alto. Espiro, le mani scendono verso il basso. Portiamo il piede destro dietro, il tallone resta sollevato, il ginocchio sinistro piegato per alzarci nel guerriero Virbhadrasana. Le mani salgono. Possiamo scegliere, sì, se tenere in apertura oppure unire gli indici, come preferiamo. Espiro. Il piede ruota, il tallone tocca a terra, il piede davanti resta puntato in avanti, il piede dietro ha un'inclinazione più o meno di 45 gradi. E allunghiamo per trovare un altro guerriero dentro di noi, questo guerriero che trova la propria forza nella tolleranza. Perché quando siamo centrati non c'è nulla che può distrarci.
dal nostro obiettivo. Inspiro, la mano sinistra sale, la mano destra scende, guerriero danzante, espiro, panca. Qui posso scegliere se fare come prima, scendere con le ginocchia e il petto, oppure scendere direttamente con il petto a terra. E per entrare nella posizione del cobra Bhujangasana, nella variazione che preferisco, cobra, piccolo cobra, cobra medio, oppure con le cosce leggermente sollevate. Espiro, punto i piedi. Entro nella posizione della montagna, una montagna sempre più forte, sempre più salda, grazie alla tolleranza. Inspiro, il piede destro va verso l'alto, allungo il piede destro tra le due mani. E un po' alla volta distendo la gamba destra. La gamba sinistra sale. La cerchiamo di mantenere parallela al terreno. E un po' alla volta ci solleviamo con il torace per la posizione di Ekapadasana. Possiamo scegliere se mantenere le braccia lungo il corpo o in allungamento davanti. Proviamo a sviluppare la tolleranza verso questa posizione, anche se ci sembra di perdere l'equilibrio, ma mantenendo questo equilibrio possiamo trovare la vera nostra centratura. Espiro, le mani scendono a terra, il piede sinistro a terra e un po' alla volta mi srotolo per tornare su. Mani verso l'alto, inspiro, mani al petto e con un bel espiro le mani tornano lungo il corpo. Inspiro su, espiro verso terra, piede sinistro indietro, piego il ginocchio e mi sollevo, guerriero numero uno Virabhadrasana, le mani verso l'alto, sento forza e allungamento, distensione. Sento l'energia che scorre, che mi potenzia. Espiro, il tallone a terra, questa posizione di apertura. Cerco la perfezione nelle posizioni. Con le braccia parallele alla terra, controllo l'allineamento. Il ginocchio è sopra il tallone. Cerchiamo il nostro equilibrio nella posizione. Inspiro, la mano destra sale, la mano sinistra scende, guerriero danzante. Vado verso la terra, posizione della panca. Anche qui scelgo come scendere a terra, appoggiando le ginocchia oppure scendendo direttamente con il petto. E mi srotolo nel cobra, della variazione che ho scelto in precedenza. Espiro, punto i piedi a terra, montagna. Sento l'allungamento, la distensione. E se trovo tensione nel mio corpo, faccio un bel respiro e la lascio andare. Così che io possa apprendere dalla pratica qualcosa di utile per la vita di tutti i giorni. Inspiro, il piede sinistro va verso il cielo. Espiro tra le due mani. E facendo forza sul piede a terra, mi sollevo. Sollevo la gamba destra parallela al terreno e un po' alla volta anche il torace, cercando una posizione di equilibrio, rimanendo tollerante verso me stesso. Perché se cado e perdo l'equilibrio, cosa può succedere?
Semplicemente mi rialzo e ritrovo il mio equilibrio. Espiro, le mani scendono a terra e il piede destro a terra e un po' alla volta mi srotolo per tornare in Tadasana. Le mani verso il cielo. Espiro, scendono al petto portando luce ed energia verso il basso e lascio andare. E faccio un bel respiro di sollievo. Ah. Inspiro. Porto le mani verso l'alto. Espiro, le mani scendono a terra. Il piede destro va indietro. Guerriero numero 2, Virbhadrasana. Ruoto entrambi i piedi. E con l'espirazione faccio un piegamento in avanti. Allungo la colonna e quando me la sento posso portare il capo verso la terra. Afferro le caviglie. La mano sinistra va verso la caviglia destra e entro in rotazione. Espiro, scendo e vado dall'altra parte. Espiro e un po' alla volta srotolo la colonna, torno su, ruoto i piedi e torno nella posizione del guerriero. Distendo il ginocchio, allungo in avanti e scendo in Trikonasana, nella posizione del triangolo, la posizione in cui cerchiamo la perfezione. Inspiro su, guerriero danzante. Espiro, scendo. Nella posizione della panca, scendo verso la terra nella variazione che preferisco, con Chaturanga. Mi rialzo nel cobra. Espiro, montagna. Inspiro piede destro verso l'alto, piede destro a terra, ginocchio piegato, mi sollevo nel guerriero. Inspiro, mani al cielo, espiro, le mani dietro la schiena, piegamento in avanti. Inspiro, torno su. Il piede sinistro torna avanti, mani verso il cielo, le mani scendono. Lascio andare con l'espiro tutte le tensioni. Inspiro su, espiro, scendo il piede sinistro indietro. Mi sollevo nel guerriero numero 2, sento l'apertura delle anche, delle braccia, del petto. Guardo avanti con lo sguardo fiero verso il mio obiettivo. Non importa quello che mi attraversa, quello che mi vuole togliere da questa situazione di equilibrio. Io sono forte e saldo nella mia posizione. Inspiro, distendo il ginocchio, ruoto le gambe e scendo in piegamento in avanti, allungando la colonna. Se me la sento, porto il capo verso la terra, lasciando andare. E afferro le caviglie. Porto la mano destra verso la caviglia sinistra. Rotazione. Scendo e vado dall'altra parte.
E nuovamente giù. Piegando le ginocchia, srotolo la posizione e ritorno nella posizione del guerriero. Distendo il ginocchio e scivolo in avanti, la posizione del triangolo. La mano arrivo dove riesco, se riesco la posso portare a terra oppure può fermarsi un po' più in alto, vicino al piede. Trovo l'apertura del torace. Inspiro su, guerriero danzante. Espiro, scendo verso la terra, panca. Scendo a terra, scivolo nel cobra. Espiro, punto i piedi, montagna. Inspiro, piede sinistro verso il cielo, piede sinistro avanti, ginocchio piegato, guerriero. Ad ogni posizione ritrovo la mia forza, la mia consapevolezza. Espiro, le mani dietro la schiena. Per andare a portarmi in questo piegamento in avanti, come un inchino verso qualcosa verso cui voglio sviluppare la tolleranza. Mi inchino ad un insegnamento. E un po' alla volta, srotoliamo e torniamo su, con i piedi paralleli. Inspiro mani verso il cielo in preghiera e poi scendiamo un po' alla volta. Facciamo un'altra bella respirazione, respiro di sollievo per lasciare andare ogni tensione. E cominciamo un'oscillazione da un piede. Dal piede destro al piede sinistro, per trovare una situazione di movimento, ma allo stesso tempo cercare stabilità, contatto con la terra, sostegno. E un po' alla volta mi fermo sul lato destro, piego il ginocchio sinistro e lo porto al petto. Lo abbraccio, allungo la colonna, afferro il piede sinistro e lo porto dietro per allungarmi nella posizione di Shiva danzante. Cerco l'equilibrio, guardo un punto fisso e questo mi aiuta a trovare quell'equilibrio. Espiro, porto il piede verso la terra, vado ad appoggiarlo sulla caviglia oppure cercando contatto con la terra o per chi ci riesce nell'interno coscia per entrare nella posizione dell'albero, quella posizione che ci riporta alla tolleranza. Possiamo portare le mani verso l'alto per sentirci davvero quell'albero, perché lo yoga attraverso le posizioni ci aiuta a vivere le esperienze e questo facilita e accelera la nostra crescita e la nostra trasformazione. Espiro, le mani scendono lungo il corpo e riprendo l'oscillazione per andare a trovare questa situazione di movimento, di fluidità. Mi porta verso destra e verso sinistra. Come se fossi un albero che sente il movimento del vento e si lascia cullare da una parte all'altra, senza paure, senza tensioni, lasciando che tutto scorra e che l'aria lo attraversi. E lo liberi, lo purifichi.
E un po' alla volta ci fermiamo verso il lato sinistro. Ritroviamo l'equilibrio. Portiamo il ginocchio al petto. Sentiamo le nostre gambe forti, salde. Troviamo la centratura che ci aiuta a stare stabile nella posizione. Afferro il piede destro, lo porto all'indietro e entro nella posizione di Shiva danzante. La posizione di grande potenza per liberarci da tutto quello che non ci serve, da tutti gli inquinamenti. E un po' alla volta il piede scende verso la caviglia oppure all'interno coscia. L'importante è di non portarlo sul ginocchio perché quello è pericoloso, ci possiamo fare male. Quindi un po' più in basso del ginocchio o un po' più in alto. Esatto, dobbiamo sempre trovare qual è il nostro giusto livello nelle posizioni ed essere tolleranti verso di noi rispetto alle nostre capacità. Portiamo le mani verso il cielo in apertura per entrare in questa figura dell'albero, questa figura che ci dà benessere, nutrimento e forza. Ed espiriamo, possiamo portare le mani verso i fianchi, portare il piede a terra. Un po' alla volta scendiamo verso la terra, piegando le ginocchia per una delle ultime posizioni, posizione della ghirlanda. Se riusciamo, portiamo anche i talloni a terra, se invece ci risulta difficile, possiamo avere sotto i talloni un supporto. E vogliamo con le braccia spingere nell'interno coscia per creare apertura. Ma senza creare dolore. Creiamo tensione in modo positivo, proficuo, affinché ci aiuti a distenderci, a lasciarci andare. E allunghiamo la colonna. Espiriamo e portiamo le mani a terra. Portiamo anche i piedi a terra, li distendiamo, portiamo il torace a terra, un po' alla volta, ci lasciamo andare all'ultima posizione, prima di Shavasana. Portiamo il piede destro e lo incrociamo sotto il polpaccio sinistro, una posizione di Garudasana a terra. Afferriamo il ginocchio sinistro e creiamo un allungamento all'interno del fianco destro, ginocchio destro. La mano destra a terra, guardo verso la mano destra. E un po' alla volta lascio andare. Porto il piede destro a terra e vado dall'altra parte, verso il lato sinistro, andando ad incrociare il piede sinistro sotto il polpaccio destro, creando allungamento nel fianco sinistro, con la mano in allungamento a terra. Guardo verso il lato sinistro. E lascio andare, mi porto al centro, piego le ginocchia e le porto al petto, una posizione in cui mi voglio cullare per qualche istante, per lasciare andare le ultime tensioni, per portare amore, benevolenza, tolleranza, compassione verso me stesso. Perché volendomi bene, che posso sviluppare la tolleranza.
se ho bisogno di fare qualche ultimo movimento di scioglimento delle anche, della schiena, mi lascio andare e un po' alla volta mi porto verso la terra per entrare nella posizione di Shavasana. Se avete bisogno, vi rivestite. O se avete bisogno di una coperta, potete alzare la mano e ve la porto. Anche un cuscino sotto le ginocchia può aiutarci a distenderci un po' di più. Ci prepariamo per quest'ultima posizione di abbandono. Posizione di Shavasana è una posizione in cui vogliamo rinascere, trovando l'abbandono. Vogliamo addormentarci completamente per rinascere. E ci lasciamo andare alla terra. Lasciamo andare il nostro corpo. Completamente. Abbandoniamo le gambe, i piedi. Lasciamo che si distendano completamente. Non vogliamo sentire nessuna tensione. I piedi sono completamente abbandonati. Le gambe sentono il contatto con la terra. Sentono il sostegno. In questo sostegno si abbandonano. I glutei sono completamente abbandonati alla terra. Sentiamo il torace sciolto, pesante, che ci fa entrare in un contatto profondo con il suolo, che ci nutre, che ci sostiene, che ci fa sentire accolti. In questa accoglienza troviamo l'abbandono e la completa distensione. Non c'è nulla che ci fa paura. Tutto è qui per noi, per la nostra evoluzione. Abbandoniamo le braccia e le mani alla terra. Lasciamo che la terra le accolga. Con amore, con sostegno. La testa è completamente abbandonata alla terra. Non provo nessuna tensione. Lascio andare. Le sequoie sono gli alberi più grandi del pianeta. Hanno centinaia di anni. Eppure il loro sistema di radici tende a restare superficiale e con la terra sottostante, poco compatta e in pendenza, gli alberi hanno poco supporto. Nonostante ciò, nel corso dei secoli questi alberi hanno resistito a imponenti tempeste di vento, gelide bufere di neve
e devastanti terremoti. Ma come fanno a restare in piedi solo con quelle radici superficiali? Il segreto nascosto delle sequoie. Le loro radici si muovono verso l'esterno e si intrecciano strettamente alle radici di altre sequoie. L'abbraccio delle radici crea un legame permanente. In questo modo gli alberi si sostengono gli uni agli altri. Anche i più giovani alberelli vengono protetti, perché i vecchi giganti estendono le loro radici e così proteggono le fragili radici di quelli nuovi. In questa rete sotterranea di radici, tutte le sequoie nella foresta sono direttamente o indirettamente connesse l'una all'altra. La loro forza risiede nell'unione. È l'unione che le potenzia per crescere anche se incontrano condizioni avverse. E anche noi vogliamo provare a sentirci oggi come una sequoia, con queste radici che si legano alle radici di altre sequoie, per trovare in questa unione, in questo scambio, la nostra forza, il nostro sostegno. Perché quando troviamo l'unione e la condivisione, possiamo sentirci più forti ogni giorno. Tutto quello che ci accade non ci tocca, non ci scuote dal nostro equilibrio, perché ci sentiamo sostenuti dagli altri. Impariamo a cercarlo quel sostegno, essendo tolleranti verso coloro che ce lo offrono, anche se a volte ci sembra che vogliano portarci via dal nostro percorso. Ma la verità è che se li troviamo al nostro fianco, hanno certamente qualche insegnamento per noi. E un po' alla volta, sentendoci più forti per questo insegnamento che abbiamo ricevuto, cominciamo a risvegliarci. Cominciamo a riportare la consapevolezza nel nostro corpo umano. Muovendo un po' alla volta le dita dei piedi e delle mani, lasciando che questo risveglio sia dolce, progressivo. Possiamo stiracchiarci un po' alla volta. Risvegliandoci lentamente, ma con una nuova consapevolezza, una consapevolezza che ci ha nutrito in profondità.
che ci ha reso più forti, che ci ha reso più consapevoli. Quando ce la sentiamo, possiamo piegare le ginocchia, portarle al petto, per rotolarci sul lato destro in posizione fetale. Che vogliamo un po' alla volta ritrovare la posizione seduta, ognuno con il proprio tempo di risveglio, mantenendo ancora gli occhi chiusi, restando ancora in questo spazio della meditazione, della pratica, questo spazio che ci fa sentire più elevati e più gioiosi. In questi ultimi istanti della pratica vogliamo invocare un fiume sacro, il Gange, affinché ci aiuti a lasciare fluire il cambiamento che è attivo dentro di noi. Ripetete dopo di me. Ganga, Ganga, voi. Ganga, Jaya, Jaya, Ganga. Jaya, Jaya, Ganga, 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 Jaya, Jaya, Ganga. Jaya, Ganga. E un'ultima volta tutti insieme. Ganga, Ganga. Jaya, Jaya, Ganga. E uniamo le mani davanti al petto e ci inchiniamo. E per chi lo conosce, lo può recitare con me, quest'ultimo mantra, attraverso il quale portiamo ringraziamento a tutti i maestri che ci hanno insegnato queste pratiche di trasformazione. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya etaccha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Jai. E grazie a tutti per essere stati qui oggi e per aver condiviso questa pratica.